Ma il collante per l'Italia Resi è... Lei fa veramente, riproduce, non so, un dipinto antico o moderno o un dipinto suo in maniera molto concreta, precisa, lo proietta, è complesso. Cioè un collage di Ilaria è un video praticamente. Fa il collage come dipingerebbe a olio con dei colori. Nei collage di Ilaria Rezzi, figure tratte per lo più da réclame pubblicitarie si trasformano in immagini immortali. I ritagli di giornale, rigorosamente integri, legati l'uno all'altro sì da essere pienamente significativi solo se presi nel loro complesso, attraverso illusioni ottiche creano nuove forme. Come ad esempio le scarpe col tacco e i rossetti dei rotocalchi di alta moda, che diventano parte del rosso vestito della Santa Cecilia del Gentileschi. Nella vocazione di San Matteo, l'artista usa tavolette di cioccolato multicolore a disegnare il tavolo al centro della scena, mentre è la fotografia pubblicitaria di un famoso prodotto dolciario a prendere il posto della folta barba del santo. E vanno letti frammento per frammento, situazione. E in realtà il collage di Ilaria è un racconto di Borges. Una volta ci insegnavano i maestri a socchiudere gli occhi per guardare il quadro. Se tutto funzionava, l'immagine era perfetta, di luminoso equilibrio. Ebbene, la stessa cosa di immergersi dentro a questa situazione. Le labbra nere del Batman sono delineate dalla figura di due uomini d'affari che si fronteggiano, mentre l'anatomia degli occhi severi dell'eroe è realizzata grazie al posizionamento di un ritaglio di bianche scarpe da tennis tra gli svariati oggetti di cosmetica e le scure figure femminili. In altri casi, singole figure contestualizzate si trasformano in nuovi oggetti alla maniera di Octavio Ocampo. Nel Trionfo di Venere, infatti, le ombre del pube della Venere prendono forma in una mano socchiusa che tiene un fiore. Ilaria è proprio una straordinaria pittrice che ricrea, trasforma, assembla un mondo utilizzando un'infinità di mondi. È una specie di fiume in piena dove un'infinità di rivoli di acqua si trascina fino ad arrivare alla foce e dove lì poi si adagia, si sofferma, si plasma e ricrea questa forma straordinaria plastica della pittura. Per mezzo dei suoi collage, Ilaria Rezzi libera la fotografia commerciale imprigionata nella sua fissità acontenutistica, trasfigurandola in elemento pittorico dinamico, componente di una grande opera che si veste di frattalità per ridarsi nuda unità. È solo osservando le sue opere da lontano, infatti, che si può cogliere la sintesi di quella totalità che è perfetta rappresentazione olografica della matrice universale. È un mondo fantastico, è un linguaggio quasi inedito, è un linguaggio inedito. Invidio questa qualità straordinaria di ricreare un mondo con un'infinità di mondi, tutti da decifrare.